presenta una nuova avventura, lancia una nuova immagine iconica, quella del passaporto. Lei che di un'antica mappa geografica ha fatto una vera e propria opera d'arte. Beh, si cambia e quindi quando dovevo cambiare ho studiato un po' quale poteva essere il nuovo disegno e siccome avevo fatto più di 100 paesi nel mondo di viaggio, avevo tantissimi passaporti, mi è venuta l'idea del timbro. Poi ho scoperto che il timbro è il 94% del gradimento del pubblico, perché ognuno colleziona i timbri, perché i timbri sono conquiste, i timbri sono la passare un'altra frontiera, incontrare altra gente, incontrare altre culture, e quindi il timbro ha un significato fortemente da viaggiatore, per cui io che ho il DNA del viaggiatore non poteva essere che il timbro. E in 5 varianti di colore, quindi vediamo alcune mocha, safari, perché è una stagione, altrimenti c'è anche il nero, c'è anche il denim, c'è anche il bianco, e quindi il nostro core business è il denim. E poi naturalmente ci sono borse in tinta unita, perché c'è anche chi le alterna una all'altra, e c'è anche chi parte con una borsa e poi ha un borsone di in tinta unita, quindi devo dire che abbiamo un assortimento non indifferente. Ecco, lei è conosciuto da tutti come lo stilista viaggiatore, avrà fatto tanti viaggi per il mondo, quali sono i più belli, quelli che conserva nel cuore? Allora, il primo viaggio è stato la Turchia, ma ero giovane, giovanissimo, e devo dire che ho scoperto tutto un mondo, perché siamo tra Europa e Asia, e devo dire che la Turchia è stata per anni il mio viaggio preferito. Poi sono stato nella Lapponia svedese, dove non volevo andare perché sono nato a Cuneo, c'era il freddo, ho detto no, per carità, anche lì il freddo. Invece non è stato un viaggio fantastico con l'aurora boreale, abbiamo fatto anche una sfilata nell'hotel del ghiaccio. Poi continuavo a viaggiare, ho abitato per 6 anni a Honolulu perché avevamo 2 boutique ed era fantastico, e quest'anno ho compiuto il viaggio più bello della mia vita, l'isola di Pasqua, che sognavo da tutta la vita, ed era la terza volta che ci provavo, 2 volte non mi hanno fatto entrare, una volta perché c'era il regime, un'altra volta perché c'era il Covid, quindi ci voleva un pass speciale. Quest'anno non c'erano problemi, sono andato all'isola di Pasqua e devo dire che è stato il viaggio più incantevole che abbia mai fatto nella mia vita. Ecco, per un viaggiatore esperto come Alviero Martini, la Sicilia che posto ricopre? La Sicilia è tra i primi luoghi, perché ho cominciato a viaggiare in Sicilia 50 anni fa, poi quando è venuto fuori da prima classe ad ALV avrò fatto credo 70, 80, 100 viaggi, ho passato anche dei mesi interi a fare presentazioni, a fare tra uno showroom e uno spettacolo e sfilate, ho sfilato 4 volte al Teatro Greco di Taormina, ho sfilato a Ortigio, ho sfilato da tutte le parti, e devo dire che la Sicilia la conosco palmo palmo, mi manca l'Icata, però devo dire che la lascio a Montalbano. Alviero Martini ha sempre sognato di fare lo stilista o aveva un altro sogno da bambino? No, io avevo diversi sogni, il primo era viaggiare, poi volevo fare l'artista, poi volevo fare l'architetto, poi volevo fare lo stilista, poi volevo fare, insomma tutto era intorno a questo mondo. Guarda caso ho fatto l'architetto, ho fatto l'artista, perché ho fatto 2 mostre di miei disegni, ho fatto i viaggi e ho inventato qualcosa di unico. Come avevo detto, 8 anni, una mia zia che mi ha chiesto cosa fare da grande, dico non lo so, in realtà sapevo benissimo, e le ho detto non lo so, farò qualcosa di unico che non ha mai fatto nessuno, e lei mi ha detto che presuntuosa, cosa sarebbe questo qualcosa di unico, e io ho risposto beh, se lo sapessi l'avrei già fatto, no? Lei, però mi sono reso conto che avevo lanciato nel mondo, all'universo, un mantra che poi mi ha perseguitato, ma benevolmente, per 30 anni, perché ero alla ricerca di tanti di quel qualcosa di unico. Ho fatto tanti lavori come l'attore con Gassman, piuttosto che il cinema, piuttosto che l'architetto, piuttosto che decorare l'ambasciata del Brasile a Mosca, tutta una serie di cose, e quindi a 38 anni è venuta fuori l'idea che cercavo.